Buongiorno a tutti, Vostra Gamer. Oggi andiamo a parlare di calciomercato e ci spostiamo subito nella capitale dell'Italia, dove le due romane sicuramente rinforzeranno il loro reparto che avevano in emergenza. Ma prima vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanella per saggiare contenuti e iscrivervi su tutti i social, trovate il link qui sotto in descrizione. Parliamo di calciomercato. Iniziamo con la Lazio e poi ci spostiamo con la Roma. Parliamo della Lazio. La Lazio fa un nuovo acquisto, la Lazio rinforza tutto il centrocampo che ha bisogno di rinforzare. Guendouzi è un nuovo giocatore della Lazio, preso dalla Marsiglia, ottimo acquisto che potrà rinforzare il reparto del centrocampo e potrà un po' coprire il vuoto che ha lasciato Domenico Savic. Una Lazio veramente confusa, una Lazio che è allo sbando, due sconfitte nelle prime due giornate. Una fatta con Lecce, rimontata dal Lecce e l'altra dal Genoa. Squadre che la prima è la neopromossa, la seconda, la prima, che è l'ultima sconfitta che ha ricevuto, è la neopromossa, la seconda è un Lecce che non vuole assolutamente ripetere la stessa, situazione che ha ripetuto l'anno scorso e quindi vuole portarsi avanti facendo punteggio nelle prime giornate. Ecco il Lecce che vince la prima contro la Lazio, pareggia la seconda contro la Fiorentina. Un Lecce veramente rinforzato, creato un buon organico, ma parliamo di una Lazio che invece in confronto al Lecce è veramente una squadra allo sbando. Giocatori dove ancora non hanno trovato, non sono entrati nei sistemi di Sarri. Sarri che veramente sta un po' dando sta dando un po' di confusione tutta questa squadra che, nonostante tutto, lo Tito sta provando a rinforzarla, sta dando fiducia all'allenatore, un allenatore che secondo me è un buon allenatore, ma quest'anno secondo me avrà dei problemi visto la perdita di Milinkovic-Savic. Kamada non è un Milinkovic-Savic, non è a livello di Milinkovic-Savic. Speriamo che Guendouzi potrà dare una grossa mano a questo centrocampo e soprattutto l'attacco della Lazio. Spero che si sblocchi più in fretta possibile. Una Lazio che nella terza giornata deve dimostrare qualcosa, perché si parlano di commenti negativi per quanto riguarda i tifosi biancocelesti, ma anche si parla un pochino di Sarri out. Quindi si parla di sistemare la situazione nelle prossime giornate, perché una Lazio veramente inguardabile. E questo acquisto, secondo me, è un acquisto d'utile, perché Guendouzi potrà dare una grossa mano sia al centrocampo ma anche al reparto offensivo, perché è un giocatore che concretizza bene, un giocatore che ti può dare una forza tutto quanto riguarda il reparto offensivo e anche a concretizzare, perché concretizza molto bene. Parliamo di Lukaku, che è l'argomento più importante per quanto riguarda questa situazione della Roma, che è una Roma dove ha la stessa situazione della Lazio, quindi Romane veramente allo sbando. Roma che pareggia la prima contro la Salernitana e perde la seconda contro il Verona. Lasciando stare la Salernitana, che è veramente una squadra che si sta rinforzando anno dopo anno, dà i suoi frutti. E si è visto tutto nella prima partita contro la Roma e nella seconda contro l'Udinese. Una Salernitana che prende 2 punti con due squadre, con Roma e Udinese. Una Salernitana che sta cominciando a farmare punti per salvarsi più in fretta possibile e a puntare ad altri obiettivi. La Roma invece perde contro il Verona, che è una squadra che tutti davano per retrocessa quest'anno, ma che invece ha punteggio pieno perché vince contro l'Empoli e vince contro la Roma. Una Verona che si rinforza con Bonazzoli, Gonché, sono giocatori che veramente stanno andando tantissimo, ma altri tipi di rinforzi. Ma parliamo di questa Roma che finalmente trova un attaccante che viene tanto discusso perché finalmente finisce questa situazione, questa storia di Lukaku, che alla ricerca di una squadra dove si è proposta a Juventus, a Inter, a Milan, che diceva attraverso alcune dichiarazioni che non andava mai a giocare nella Juventus e nel Milan, ma intanto si è proposto.
Inter che si è sentita mancata di rispetto, quindi lascia andare la strada di Lukaku e si dirige soprattutto su altri colpi come Arnautovic, Sanchez. Un Inter che si è sentita mancare di rispetto, ma si è sentita anche tradita. Un Chelsea anche allo stesso modo, perché Lukaku rifiuta la pista Arabia Saudita, rifiuta soprattutto di giocare con la maglia del Chelsea, quindi Pochettino automaticamente ha deciso di metterlo in tribuna se dovesse rimanere a Londra, ma invece poi si è trovato una intesa con la Roma e quindi è un nuovo giocatore della Roma. Lukaku secondo me la Roma farà bene, perché è un giocatore tecnico veramente pazzesco, che potrà aumentare la probabilità di concretizzazione quanto riguarda la Roma, ma come carattere, come persona, resterà sempre un uomo piccolo, perché secondo me un giocatore che non ha serietà non è un giocatore che merita di vestire maglie veramente importanti come Inter, Milan e Juventus. Parliamo invece per quanto riguarda la situazione tecnica. Lukaku va a rinforzare il reparto offensivo per quanto riguarda la Roma. Aspettando Tammy Abraham si potrà, secondo me, creare un'ottima coppia con Dybala. Dybala-Lukaku, secondo me, sarà un'ottima coppia. Dybala, in poche parole, andrà a sostituire la coppia che si era creata nell'Inter con un argentino e un belga, che era Lautaro Martinez. Dybala prenderà sicuramente le veci di Lautaro Martinez, quindi si andrà a creare un'altra coppia che potrà veramente dare una grossa mano a questa Roma, ma potrà dare soprattutto una grossa mano a Mourinho, che secondo me Mourinho è un altro che, se continua così, potrà anche saltare. Perché vedere due romane per due giornate perdere con squadre di basso livello è veramente una cosa inguardabile, una cosa vergognosa. Il voto che do a questi due giocatori, voto 7 a Guendouzi, voto 8 per quanto riguarda Roma, che si sta veramente muovendo benissimo, sta spendendo e sta dando una squadra competitiva al signor Mourinho. Quindi se Mourinho non dimostrasse non dimostrasse il suo impegno in questa squadra, che veramente stavolta è competitiva, dovrà veramente lasciare Roma, perché vedere questi acquisti e poi non portare risultati positivi a casa è veramente da matti, è veramente inguardabile e vergognoso. Fate sapere nei commenti cosa ne pensate di questi due acquisti. Ci vediamo al prossimo video con un prossimo contenuto. Lasciate i like che sono buoni per dare un buon supporto al canale, e iscrivetevi al canale, che vedo tante persone non iscritte che mi seguono. Quindi iscrivetevi, che è veramente gratuito, e seguitemi nei social che trovate qua, qui sotto il link in descrizione. Bella ragazzi!